Mi hanno suonato il campanello e li ho subito fatti entrare. Li hai fatti entrare? Sì, perché se fai entrare in casa tua un consulente Security Direct, hai chiuso con i ladri. Security Direct produce e installa direttamente sistemi antifurto perimetrali con funzione antiaggressione e telecamere per il videocontrollo a distanza. Ricevi ora a domicilio un consulente Security Direct. L'analisi di rischio e il progetto di protezione per la tua casa e per le persone che più ami sono gratuiti. www.securitydirect.it. Se apri la porta a noi, hai chiuso con i ladri. Aileen Wuornos, una serial killer, anche lei efferata, una donna che aveva avuto un'infanzia difficile, un'infanzia che l'aveva vista condurre una vita travagliata. Il padre era uno schizofrenico, era una persona anche violenta, e lei venne affidata ai nonni che tra l'altro erano anche degli alcolisti, quindi una donna che aveva avuto un'infanzia particolarmente dura. Tra l'altro venne anche violentata da un amico di famiglia quando aveva solo i 14 anni. Lei cercò di riscattarsi nella sua vita, ma subito questa vita andò in salita, ebbe veramente delle grandi difficoltà anche lavorative ed economiche. Aveva sposato un uomo anziano, facoltoso, che l'aveva anche mantenuta per parecchi anni, però quando il fratello minore morì per un tumore all'esofago, lei incassò dall'assicurazione un risarcimento di 10 milioni di dollari, quindi poté vivere, diciamo così, di rendita con questo. Nel frattempo esercitava però anche la prostituzione, si appartava con dei clienti e uccise alcuni clienti con una calibro 22 che aveva illegalmente appunto acquistato. Quindi li uccideva e i corpi vennero trovati in stato di decomposizione a distanza di tempo. E nel frattempo aveva intrecciato anche una relazione omosessuale con una cameriera, una ragazza che aveva conosciuto appunto in un bar. E lei, continuando ad esercitare la prostituzione, comunque manteneva se stessa e anche questa sua donna. E si tradì perché nel riconsegnare una videocamera che aveva sottratto a un cliente in uno di questi suoi furti e omicidi e l'aveva portata al banco dei pegni, e vennero ritrovate dalla polizia americana le sue impronte e da qui risalirono appunto alla donna, la donna che poi ammise e confessò. Era una donna, come vediamo, che aveva subito dei duri colpi nella sua vita e dopo ben 12 anni di carcere che aveva appunto svolto, venne poi uccisa attraverso una iniezione natale mortale. Aileen Wuornos, comunque la ricordiamo come una delle seriali americane più efferrate. Mi hanno suonato il campanello e li ho subito fatti entrare. Li hai fatti entrare? Sì, perché se fai entrare in casa tua un consulente Security Direct, hai chiuso con i ladri. Security Direct produce e installa direttamente sistemi antifurto perimetrali con funzione antiaggressione e telecamere per il videocontrollo a distanza. Ricevi ora a domicilio un consulente Security Direct. L'analisi di rischio e il progetto di protezione per la tua casa e per le persone che più ami sono gratuiti. www.securitydirect.it. Se apri la porta a noi, hai chiuso con i ladri. Quando si parla di sport c'è la tendenza ad associarlo all'aria aperta, un modo certamente più salutare di praticarlo, anche se non sempre possibile per le condizioni meteorologiche e perché alcune discipline normalmente sono più praticabili in una palestra. Il comune di Alessandria però vorrebbe un po' sovvertire questa abitudine, spronando associazioni sportive che abitualmente svolgono la loro attività indoor a sfruttare le tante aree verdi e comunali esistenti per programmare una serie di manifestazioni o semplicemente allenamenti presso tali spazi. L'idea è stata illustrata nel
nel corso di una conferenza stampa svoltasi a Palazzo Rosso dall'assessore allo sport del Comune di Alessandria, Pier Vittorio Cicaglioni. La proposta che è stata formulata, ha dichiarato, ha in sé diversi aspetti che ne spiegano la validità e le qualità oggettive. Per un verso, infatti, si riconosce l'importante ruolo svolto da queste associazioni per la nostra città, sia sul piano strettamente sportivo, sia sotto l'aspetto sociale e relazionale, se solo si considera quante persone sono in grado di far ruotare attorno alle proprie sedi e centri di allenamento. Per l'altro verso, l'idea di considerare anche le aree verdi comunali come luoghi appropriati, soprattutto data la bella stagione incipiente, per lo svolgimento di alcune attività, pone l'accento sul patrimonio green che ha la nostra città e sul fatto che, nel rispetto dello stesso, questo possa e debba essere considerato come luogo non solo bello da vivere, ma anche piacevole da frequentare. Tante le società che hanno aderito finora all'iniziativa Sport and Play Air, il Centro Taekwondo, l'Alessandro Volio, il CUS Piemonte Orientale, lo IUME, le Accademie Taiyul, la Wushisanda e Sport Center e il Comitato Provinciale dell'Oxen. Dal 7 maggio fino alla fine di giugno, dai giardini pubblici al Parco Carrà, dalla Cittadella Militare e in tante altre aree verdi, sarà tutto un brulicare di atleti che coloreranno l'estate sportiva alessandrina. In collaborazione con... E intanto la musica ti prende sempre più per sognare, per cantare. Radio City, solo musica italiana. Fra le categorie, il maggior numero di vittime è quello dell'agricoltura. Dal 2018 ad oggi si legge nelle risultanze dell'Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro, l'INAIL, a livello nazionale è aumentata la percentuale delle vittime sul lavoro, mentre sono calati gli infortuni registrati in Piemonte ed in Liguria. Il caso della Pernigotti ha sollevato polemiche in tutta la nazione e non solo. E per questi motivi ha indotto i sindacati a tenere domani la manifestazione a Novi Ligure, che si svolgerà nella piazza Falcone Borsellino, adiacente al piazzale della stazione ferroviaria novese. Il programma della manifestazione prevede, dopo il ritrovo fissato alle ore 10:15, il corteo che raggiungerà i giardini per la deposizione di una corona d'alloro al monumento ai caduti e gli interventi dei sindacalisti. Alle 13:30 il concerto del 1° maggio. Intanto sono 5 gli alessandrini.